tu, sì, proprio tu. Peccato. Lo so che stai ascoltando. Non ignorarci. Alza il volume. Sei su Radio Live. Céline, tu sei di madre svizzera francese, giusto? Quindi sì, sono francofona e quindi ieri ho passato la serata a seguire i radioascoltatori, per cui buon anno da parte di tutta la redazione e tanti abbracci e baci e tutto. Auguri e a parte questo sì, infatti parleremo di Parigi e cercheremo comunque di finire con un po' più di allegria, speriamo. Insomma, la prima puntata dell'anno non può finire con 12 giornalisti morti. Ecco, perciò cominciamo col mandare la prima canzone. Buon ascolto. Si chiama Charlie Hebdo e in Francia è veramente conosciuto da tutti ed è proprio un punto di riferimento per la satira e le vignette umoristiche della stampa francese. Insomma, queste due persone sono entrate nella redazione di questo giornale e con un Kalashnikov si sono messe a sparare ai redattori, che erano in piena riunione come ogni mercoledì, e c'era anche un ospite che, poverino, non c'entrava assolutamente nulla e che anche lui è stato ucciso. 12 morti e vari feriti, insomma. No, volevo specificare che un Kalashnikov è un lanciarazzi. Ah sì? Sì. Io di questo non... cioè, ho sentito solo che avessero due Kalashnikov, però è vero che hanno detto anche... non si sa, non si è sicuri che ci fossero lanciarazzi. Comunque erano pesantemente armati e sono entrati con lo scopo di uccidere... cioè, sapevano esattamente quello che stavano facendo, hanno avuto molto sangue freddo e da esperti è stato anche detto, era un attentato preparato. E infatti sono usciti, non si aspettavano di trovare già la polizia era già davanti all'immobile, hanno scaricato diverse pallottole sui poliziotti ferendone uno e poi uno dei due uomini si è avvicinato al poliziotto che aveva già le mani alzate al suolo, gli ha sparato, l'ha ucciso definitivamente e poi sono tornati in macchina e hanno rubato anche un'altra macchina. Sì, si sono fermati più o meno a metà strada, hanno rubato l'auto di un uomo anziano. Esatto. Sono scesi dall'auto con un lanciarazzi. Appunto. E hanno anche investito una signora, penso, tra sì, una cosa e l'altra. Hanno fatto uscire quest'uomo dalla vettura e se ne sono impadroniti e se ne sono andati, sono scappati. E quindi niente, questo più o meno a grandi linee è quello che è accaduto ieri verso le 11 del mattino e che ha scatenato moltissime reazioni proprio immediate, perché si tratta proprio di un attentato, cioè... e poi di un gesto politico, perché non era un attentato fatto a dei civili anonimi in un posto come avrebbe potuto essere la Tour Eiffel o così, era proprio persone che erano, cioè, nel mirino di questi uomini, era proprio per uccidere questi disegnatori di Charlie Hebdo. Sono stati presi di mira appunto per la pubblicazione recente di una vignetta satirica che prendeva di mira Maometto, comunque delle figure sì, della solo che musulmana. Scusa se ti correggo, la vignetta risale al 2006, perciò sono cose che sono state preparate e programmate per ben 10 anni, nel senso non so adesso se ci ho messo 10 anni, però la cosa è successa, lo scandalo originario era nel 2006 ed erano stati incendiati gli immobili della redazione, per cui c'era già stata una reazione da parte di certe persone, non si sa se le stesse o no, però in ogni caso l'avvenimento scatenante era nel 2006, per cui ho sentito anche che era legato magari a una vignetta che è uscita sulla pagina Facebook, mi sembra, di Charlie Hebdo, che ritraeva il capo dell'ISIS che lo prendeva in giro praticamente, e anche che quel giorno su Charlie Hebdo usciva la vignetta di un autore francese che è stato molto discusso ultimamente, che nel suo romanzo scrive di un presidente che in Francia il prossimo presidente sarà un presidente francese e un presidente musulmano, scusa. Ecco sì, questo infatti hanno pubblicato appunto ultimamente quello sul capo dell'ISIS, ma i video che sono stati filmati di queste persone che escono dall'edificio, se, io ne ho visto uno anche al telegiornale francese, si sente l'uomo urlare, in francese ovviamente, che è stato vendicato all'offesa a Maometto e che hanno vendicato il profeta, per cui si riferisce molto probabilmente agli avvenimenti del 2006. Ma quello che è, oltre a un attentato a degli esseri umani,
eppure a un attentato a degli ideali, è un attentato alla libertà di espressione, che è un fondamento della nostra società. E della Repubblica Francese, che si basa sui tre pilastri che sono appunto l'uguaglianza, égalité, fraternité e liberté, vabbè non in quest'ordine, però comunque libertà, e uguaglianza e fraternità. E una libertà di espressione che c'è da sempre, dalla Rivoluzione Francese, per la quale si è lottato e si sono impiccate persone per non avere più questa censura, diciamo, dei giornali, di tutto. E questa libertà è appunto stata negata a questi giornalisti che non facevano altro che disegnare, cioè non dimentichiamolo, erano disegni. E anche per questo motivo che questo attentato ha avuto un risvolto così grande, mondiale direi, perché è un attentato a tutte le persone che hanno questi valori, tutte le società che ci tengono alla libertà di espressione, alla libertà di stampa. E poi non dimentichiamo che questo gesto è stato fatto, secondo questi tre criminali terroristi, a nome dell'Islam, e invece non è per niente vero, perché pure, cos'era, correggetemi se sbaglio, la comunità araba, la comunità musulmana ha denunciato questo attentato come un attentato che va contro i valori propri dell'Islam, e anche molte persone importanti musulmane l'hanno detto, questo va contro i valori dell'Islam e non c'entra assolutamente nulla, e loro non avevano, cioè sporcano l'immagine anche dell'Islam nel mondo intero, perché adesso viene associato, perché loro hanno urlato che lo facevano per Maometto, viene associato questo all'Islam, quando invece non sono altro che terroristi e non hanno il diritto di fare qualsiasi cosa a nome dell'Islam. Sì, insomma è un attentato all'essere umano, in quanto, per quanto riguarda sia le vite umane ma anche la libertà di espressione a livello culturale, religioso, è un attacco, un'aggressività sotto tutti i punti di vista. Ma non tutti hanno preso una posizione, hanno preso la stessa posizione. Per esempio il Financial Times, il giornale di finanza maggiore al mondo, dopo questo evento ha pubblicato un articolo in cui si sosteneva l'inappropriatezza di questa vignetta sull'Islam in questo periodo. E il commento è stato questo. Ora, si è discusso abbastanza anche di questo articolo, non si capisce bene, forse bisognerebbe riflettere un pochino sul chiedersi se è il buon gusto, il cattivo gusto dell'articolo, della vignetta in questione a fare la differenza, o l'atto, l'attacco alla libertà di espressione, all'uomo, che conti. E per esempio anche un giornale turco, che la Turchia, non dimentichiamolo, fa parte dell'Europa e quindi è un paese europeo, e vabbè, hanno un governo religioso, e hanno pubblicato dei giornali con sopra dei titoli che lasciavano intendere che la colpa fosse dei giornalisti francesi. E straordinariamente, stranamente, su Facebook, Twitter, o non so ancora quali altri mezzi aiutatemi. Social network. Ecco, dei social network, scusate. Ci sono stati talmente tanti messaggi da parte di persone, soprattutto dei giovani, che non erano d'accordo con questo, ma persone turche, cioè proprio del paese stesso, che hanno dovuto ritirare i giornali e ristampare i titoli. Ehi tu, sì, proprio tu, beccato. Lo so che stai ascoltando, non ignorarci. Alza il volume. Sei su Radio Live.